documentario si chiama appunto Il caso Narducci, che tornerà in onda su Italia 7 ad agosto, non mi ricordo il giorno però. E secondo me, a livello di opinione, non a livello di sentenze, perché le sentenze ci dicono che non ci fu scambio di cadavere, attenzione. A livello di opinione ci fu, mia, opinione mia. Pescatore dichiara questa cosa, poi non c'è scritto nei Ci verbali. sono delle perizie che... Ci fu una guerra di perizie poi alla fine, no? In tribunale, delle perizie fatte fare dal PM Giuliano Minini, dal professor Pierucci di Pavia, che diceva che quel corpo non era mai stato in acqua, che non poteva essere del Narducci, di quello ripescato quando ci fu la riesumazione, e ci stanno delle altre perizie fatte dai periti della famiglia Narducci che ci dicono il contrario. Io a livello di opinione, di sensazione, avendo letto le carte, mi sono fatto questa opinione, però è un'opinione mia personale. Come si concilia il fatto che molti hanno insistito su secondi livelli, terzi livelli, comunque un gruppo che uccideva, quando Mandanti, quando in realtà il modus operandi del mostro è quello di spargere il terrore, cioè un'organizzazione, diciamo, almeno a livello logico, non avrebbe interesse ad aumentare il numero della polizia in giro, mentre lui lo faceva perché comunque inviando la lettera, avvertendo le autorità, chiaramente crea ancora più panico. Quindi, cioè, la mia impressione è quella che lui agisse come magari appunto faceva Zodiac, che minacciava, diceva che avrebbe fatto esplodere l'autobus. Quindi perché si è insistito così tanto sulla setta, su queste cose qua? Perché non sapevano dove andare a parare, questa è la verità. Il discorso è questo: per un decennio e forse più si è giustamente perseguita la pista del serial killer, come la letteratura e come tutto il mondo è avvenuto, no? Quindi anche in Italia è avvenuto, quindi non come il mostro di Firenze, però c'è stato quello di Modena, il mostro di Modena, sì. E quindi per più di un decennio, anzi 15 anni, anzi di più, fino al processo Pacciani viene portato in aula e viene condannato con 16 ergastoli come serial killer, unico. Lo stesso PM che fa la requisitoria, quindi lo connota come serial killer unico, è lo stesso PM che poi propone l'ipotesi dei complici. È lo stesso PM che poi propone l'ipotesi dei mandanti, è lo stesso PM che poi appoggia, quindi è tutto assurdo questo. Cioè, in questi delitti che hanno una connotazione a sfondo sessuale, l'impulso parte da un individuo, non c'è mai stato un qualcuno che ordinasse delitti a sfondo sessuale per farli fare ad altre persone. Infatti, cioè, anche perché se questo fosse vero, l'interesse sarebbe quello di creare meno caos possibile, non il più No, ma possibile. poi anche la tipologia delle persone, perché noi stiamo parlando, io non so, avrete sicuramente visto su YouTube questi soggetti, no? A parte il Pacciani, il Vanni, Lotti, cioè erano ubriaconi di paese. E quindi io vorrei sapere chi di voi affiderebbe a quelle persone lì, che poi io sono andato praticamente a San Casciano tantissime volte, quindi mi hanno testimoniato persone che li hanno conosciuti, insomma, da un quoziente intellettivo estremamente basso al Vanni, che era ubriaco alle 7 della mattina. Quindi il poter credere che esiste una persona che non solo affida ad altri per un periodo di tempo di 17 anni, ripeto, 10, quello che sia, ma utilizzasse questo tipo di persone per farli, che la mattina si potrebbero trovare all'osteria e ridire tutto, è veramente assurdo tutto questo.
Io proprio su questo anche, cioè, cerco di fare delle domande e tu puoi anche riagganciarti a degli avvenimenti del mostro anche per il pubblico, almeno si riorienta in questo caos di cui parlavamo. Stavi dicendo come possiamo pensare che uno come Banni o come Pacciani mandi una lettera di sfida con dei ritagli di giornale con dentro il lembo del seno dell'ultima vittima, cioè come minimo, certo. Cioè, io penso che il DNA l'avrebbero già trovato negli anni 2000. Ma lo stesso, cioè, Pacciani che compie il delitto nel 51 dell'amante, Miranda Bugli, no? Il famoso delitto della tassinaia, il giorno dopo stava già in galera perché si ubriacò e confessò subito, il giorno dopo. Quindi erano personaggi di questo calibro, di questo tipo. E poi, al di là di questo tipo di considerazioni, per dare un ergastolo o 16 ergastoli come furono dati a questa gente qui, ci vogliono delle prove. Qui prove, io faccio presente che l'unica fonte di prova, e questo è un elemento molto importante che troverete nel libro, perché il libro ha anche una parte giuridica molto sviluppata, l'unica fonte di prova fu Giancarlo Lotti, questa persona con un quoziente intellettivo estremamente basso, che si autoaccusò per alcuni omicidi, poi ci arriva piano piano a dirlo, eccetera, e chiama in causa il Banni e il Pacciani. Il Pacciani già era morto, quindi non si poteva difendere. Il Banni nega, ha sempre negato. L'unica fonte di prova è Giancarlo Lotti. Il problema che questa confessione, in tutta la descrizione, io quando chiamo in Corretà dice c'ero anch'io e c'era lui con me, devo portare degli elementi di riscontro ai giudici, alla corte, no? E lui porta tutti gli elementi, quasi la maggior parte degli elementi che lui porta sono sbagliati, quindi dice un giorno per un altro. Scopeti dice la domenica, invece è successo sabato e venerdì. Dice i tedeschi furono uccisi, sparai io, erano davanti al furgone, al volante, e invece erano dietro. E Pucci dice che era l'altro testimone, i francesi nella tenda morirono. Queste sono tutte trascrizioni di verbali di processi che trovate lì, non è che lo dico io. Pucci dice che i due ragazzi furono rinvenuti, i francesi nella tenda, morti nella tenda, quando il ragazzo fu trovato fuori 12 metri più lontano. Quindi come si fa a emettere delle sentenze quando tu hai testimoni come unica fonte di prova questo tipo di testimonianza? C'è qualcosa che non va alla base, no? Quindi per riaumentare un poi po' i soldi del Pacciani, qui fammi spendere, certo, assolutamente. Fammi spendere qualche parola per rompere questa leggenda metropolitana che voleva Pacciani ultramilionario, no? Che hanno tirato fuori alcuni investigatori, alcuni magistrati. Allora, Pacciani è documentalmente dimostrato che a Pacciani vengono ritrovati 120 milioni di lire, che è una consistente somma, però vengono ritrovati nel 92. Quello che abbiamo scoperto andando nelle carte processuali di indagine, che nell'85, cioè anno dell'ultimo delitto, perché si diceva Pacciani veniva pagato per compiere questi delitti, allora innanzitutto Banni e Lotti non gli trovano una lira, quindi si capisce perché Pacciani doveva essere pagato e loro due no. Comunque, nell'85 Pacciani viene trovato in possesso di 80 milioni di lire, che reinveste in buoni fruttiferi postali che nell'85-86 raddoppiavano dopo 7 anni. Ecco qui che nel 92 noi abbiamo i 150 milioni. Quindi questo stronca definitivamente il fatto che Pacciani era miliardario, milionario, che veniva pagato. I versamenti che vengono fatti agli uffici postali, in cui si fa riferimento in alcuni libri del Pacciani in vari uffici postali, sono versamenti di 500.000 lire. E che paghiamo il delitto di una coppia 500.000 lire? Cioè, poi
uno, noi vediamo questi personaggi che vanno in televisione e dicono queste cose. Andiamo a vedere i documenti. Andiamo a vedere i documenti. Io sono andato a vedere i documenti e l'ho pubblicato. Ho detto, signori, qua non torna nulla. Il farmacista Calamandrei fu assolto perché fu accusato di essere il mandante. Fu assolto perché il fatto non sussiste. Per questi motivi, perché il Pacciani e non fu trovato in possesso di questi miliardi che viene, ho sentito dire 900 milioni di lire attuali, ma di che? Dove? Noi abbiamo 80 milioni di lire, sono sempre tanti, per carità, però sappiamo che Pacciani aveva comunque avuto delle attività lavorative, aveva avuto una causa lavorativa, era un risparmioso, magari faceva parecchio lavoro in nero, quindi è comunque una somma consistente, ma non nelle proporzioni in cui veniva detto. E Calamandrei viene assolto perché nei delitti dell'82 di Baccaiano e nei delitti dell'83 dei Giogoli, dove c'erano due uomini, non c'erano scissioni, quindi cade l'oggetto dell'accusa, non essendoci scissioni, perché per cosa veniva pagato il Pacciani? Ora, ritornando un attimo a Lotti, prima che hai nominato, cioè in questa storia ci sono, come appunto lui, persone che hanno comunque confessato, hanno detto di aver fatto queste cose, quando poi, vabbè, sappiamo che non è vero. Però allora, perché fare una cosa del genere? Cioè, un'imbeccata avuta da qualcuno, oppure, non lo so, mania di protagonismo, oppure... cos'è che porta una persona a confessare una cosa così se non è vera? Allora, innanzitutto possiamo dire che non è né il primo né l'ultimo caso. In Italia ce ne stanno, sono stati tantissimi, no? Quando si entra in regime di protezione, era una legge che, non so se c'è ancora, comunque era una legge applicata ai pentiti di mafia, una persona viene messa in regime di protezione, quindi viene... Lotti non va in carcere, attenzione. Lotti passa da una condizione che era quella di indigenza totale, non aveva lavoro, non aveva casa, non aveva famiglia, non aveva nulla. Era una sorta di barbone e viveva in una comunità di extracomunitari ospitato da un prete, Don Poli. E viene imbeccato? Secondo me sì. Viene imbeccato, perché Lotti, lo vediamo nei racconti che lui fa ai magistrati, aggiusta le situazioni di volta in volta, cioè prima dichiara una cosa, poi il giorno dopo torna in aula e dice no, devo fare una rettifica a quello che ho detto ieri, i tedeschi non sono stati uccisi davanti al volante, sono stati uccisi dietro. E questo si ripete molte volte, lui inizia dicendo che loro si fermarono a Scopeti per fare un bisogno, poi comincia a dire delle cose diverse, si vede che comunque noi non sappiamo realmente dove questa persona viene detenuta o viene sorvegliata, oppure se viene avvicinata da qualche estraneo che gli dice delle cose, perché all'inizio non dimostra sapere molto della vicenda, capisci? E quindi racconta delle cose estremamente inverosimili, poi piano piano aggiusta il tiro, ma lo fa gradualmente nel corso di anni, quindi il processo va avanti primo, secondo e terzo grado, e dopo il 2000, quindi dopo 4 anni, Lotti finalmente entra in carcere dopo la sentenza di Cassazione e dopo poco muore di malattia. Quindi, se non fosse morto, magari sarebbe stato interessante sapere se queste accuse che lui fece nei confronti di Vanni e di Pacciani negli anni avessero retto al carcere, perché lui era pagato e quindi era in una condizione molto più favorevole a quella precedente.
torno un pochino indietro, sempre per ricostruire questo complesso caleidoscopio, comunque che mostra di Firenze, al momento che sono state create anche lì molte sovrainterpretazioni e interrogativi, mi chiedevo per la vicenda Spalletti, non l'allenatore dell'Inter, comunque però so immagino si strabuzzi già gli occhi, però c'è chi dietro questa cosa, non so che è lunga, però vabbè, cercando di fare un po' in stile Bignami, no? C'è questa sorta di sapeva, aveva visto, non poteva parlare. Cioè, se vuoi un attimo raccontare che Spalletti, perché non voglio dare per scontato questa cosa, per un altro elemento, poi tanto sai che arriveremo a giovedì l'acqua alla fine, quindi andremo poi in cacciata. Allora, Martino Rossi racconterà chi è Spalletti, poi. No, questo personaggio, diciamo, questo guardone che insieme a un amico pare che abbia visto qualcosa e viene quindi incarcerato perché sperano che dica qualcosa, quello che ha visto, ma lui alla fine, ancora oggi, non ha detto niente, è rimasto cucito nelle sue posizioni, anche perché si è particolarmente spaventato da come è stato trattato sia a livello mediatico, perché comunque è saltato subito fuori il suo nome, la moglie, sono andato a intervistare, il numero di targa, il modello dell'auto, eccetera. Il Fosco Fabbri poi gli ha girato, diciamo, le spalle, e lui aveva parlato, pare, al bar con la moglie di una coppia uccisa prima che venisse ritrovata. Quindi è per questo che poi cattura l'attenzione di chi indagava, perché dice o lui è il mostro oppure ha visto questo mostro. Però ancora non si sa se ha visto qualcosa o se è solo un enorme gonfiamento mediatico. Può darsi, io non lo so, come te come la pensi su questa cosa? Io volevo parlare con lui, però No, io però non mi azzardo a disturbare le persone, non ce l'ho la faccia tosta, lui ce l'ha la faccia tosta per disturbare le persone. Ci ha provato uno Spalletti. Spalletti dice semplicemente che non ha visto i cadaveri, quindi secondo me è credibile. Certo, ci fu l'errore di arrestarlo. Spalletti era un guardone, cioè sì, era dedito all'attività di voyeurismo e quindi era certo che era lì in zona quando avvenne quell'omicidio lì, però io non credo che abbia visto, più probabile che abbia visto l'altro guardone che era Fabbri. Questo lo dico in virtù del fatto che il suo percorso per andare poi a casa dove abitava all'epoca era più favorevole a lui rispetto a Spalletti. Spalletti fu arrestato e secondo me fu un errore, perché se fosse stato